capitasse di dover saltare da una parte all'altra di un ruscelletto molto piccolo, ovviamente, non lo faremmo certo partendo da fermi, ma posto di avere lo spazio, ci allontaneremmo dal bordo del ruscello, prenderemo una bella rincorsa perché sappiamo che il momento di inerzia che si accumula nel tragitto ci permetterà di saltare molto più distante, come fa del resto qualunque atleta che pratichi il salto in lungo. Ma il concetto di rincorsa non è qualcosa che si applica solo allo sport e al salto in lungo, ma praticamente ad ogni attività che ci richiede di superare determinati livelli di performance. Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome a volte per ottenere il massimo dei risultati abbiamo bisogno di una rincorsa, di questo parliamo stasera. Il concetto di rincorsa è talmente ovvio e connaturato alla nostra esperienza che ci sembra totalmente ovvio, senza pensare che si tratta di qualcosa completamente controintuitivo. Mi spiego meglio. Se io sono sul bordo di un ruscello, quindi ho una certa distanza da percorrere, perché mai devo allontanarmi dalla posizione in cui mi trovo per poi ripartire? Una persona che arrivasse dallo spazio e non sapesse niente della fisica terrestre non capirebbe il nostro comportamento, cioè sul perché in una posizione in cui sono più vicino all'obiettivo, mi fermo, torno indietro per fare la stessa cosa, per provare a superare quel particolare ostacolo. Come dicevo, questa si tratta di una situazione che non riguarda solo lo sport, la fisica, ma praticamente ogni campo dell'esperienza umana. Ci siamo tutti trovati in situazioni in cui andiamo avanti per inerzia, continuiamo a fare le stesse cose, però raggiungiamo un certo livello di performance e non riusciamo a superarlo. Cioè, noi sappiamo che saltando da fermi abbiamo una certa, siamo in grado di percorrere una certa distanza. Allora, se vogliamo superare questi risultati che otteniamo in maniera standard, a volte occorre fermarsi, tornare indietro, prendere una bella rincorsa e saltare più distante. Ripeto, questo riguarda gli affari, dove a volte occorre fermarsi, valutare la situazione e trovare una nuova strategia. Riguarda la carriera, riguarda la performance atletica, riguarda, ripeto, tantissime attività in cui appunto occorre fermarsi, tornare indietro e ripartire con maggior slancio, perché di questo si tratta. Tutto sto discorso per dire che approfitto delle prossime vacanze di Pasqua per prendermi una pausa in relazione a questi video che ormai vanno avanti da 2 anni e mezzo, quindi ho prodotto quasi di più 500 video. Chi mi segue sa che, chi mi segue su Facebook, sa che li tengo gli stessi praticamente in italiano e in rumeno. Mi sono reso conto di essere un po' incastrato a livello locale. Quelli in italiano li faccio più per tenermi in esercizio con la lingua, quelli in rumeno ovviamente vanno molto bene, qui sono molto conosciuto. Però appunto volevo uscire dal livello locale e volevo prendere un po' di slancio sul mercato globale. Questo significa che mi prenderò un 2, 3, 4 settimane di pausa, tanto non mi paga nessuno. Rivaluto un po' tutta la situazione e, pur riprendendo i video in italiano e in rumeno, in primo luogo voglio dare una sfumatura più
precisa, quindi non smettendola di saltare da un argomento all'altro, anche se è una cosa che mi piace moltissimo, ma dando una linea, devo appunto decidere quale, e soprattutto li farò in inglese. Ripeto, continuerò a farli in italiano e romeno, ma aggiungerò l'inglese, perché a un certo punto, se si vuole affrontare il mercato globale, l'inglese è la lingua che bisogna utilizzare. Tutto questo per dire appunto che questi 2 anni e mezzo sono stati divertenti, mi hanno permesso di esplorare centinaia di argomenti, mi hanno obbligato a focalizzarmi. Non credo che siano stati tutti geniali, ma penso che qualche buona idea sia stata trasmessa, e alla fin fine gli accessi, le visualizzazioni non sono granché, anche perché non faccio del gran spam, però 100, 120, a volte 200 visualizzazioni ci sono, parlo dell'Italia, sulla Romania sono 2-3 mila. E voglio sperare che, prendendo questo slancio, rivalutando un po' tutta la situazione, affrontare il mercato globale, il mercato di lingua inglese, sia una cosa divertente, che appunto mi permetta di uscire un po' dal provincialismo italo-rumeno, sinceramente, perché di questo si tratta. Vedremo. Quindi, un saluto, buona Pasqua, perché non ci vedremo fino a Pasqua, fino a dopo Pasqua. Tra l'altro la Pasqua rumena è una settimana dopo, gli ortodossi la festeggiano diversamente, quindi probabilmente l'ultima domenica di aprile o addirittura la prima di maggio ripartirò con una nuova serie completamente rinnovata. Non posso dire in che modo sarà rinnovata, perché precisamente mi sto fermando per prendere una rincorsa. Se ti trovi in momenti in cui vuoi superare ciò che stai facendo, quindi lavora un po' sul concetto di rincorsa. Buon proseguimento di serata!